Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, ci approssimiamo a vivere in modo profondo, intenso, i giorni della Passione del Signore. Siamo chiamati a farlo quindi accogliendo prima di tutto il dono della sua grazia che ci permette di appunto vivere questi giorni in modo conveniente. Vogliamo pregarlo affinché ciò accada, vogliamo quindi aprire il nostro cuore, vogliamo essere docili all'ascolto della sua parola e quindi ricevere i doni con i quali il Signore intende farci vivere questi giorni forti e importanti. Lo facciamo uniti anche quest'oggi in preghiera con tutti coloro che ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Siamo sempre uniti in modo specialissimo a tutti gli anziani, a tutti gli ammalati, i carcerati, le persone sole. Il nostro pensiero quotidiano a loro, ecco, sia sempre l'espressione della nostra fiducia perché ci rivolgiamo al Padre convinti della sua bontà. Vogliamo quindi chiedergli perdono per tutte le mancanze che hanno affievolito al nostro cuore l'unione con Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia.
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta, ricadono su di me. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo, e quando avevo sete mi hanno dato aceto. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Salve, nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, non vi nascondo che ero inizialmente spinto a far emergere da questo brano evangelico la mia riflessione di questa sera. Come al solito gli spunti sono sempre tantissimi e quest'oggi infatti ci è presentata la drammaticità dell'evento, sottolineando quanto Giuda Iscariota fece. Ma poi in realtà ho creduto opportuno che, essendo ormai alla vigilia del Triduo Pasquale, domani Giovedì Santo, e quindi poi segue il venerdì, e quindi la morte di Gesù, noi potessimo fare un ragionamento che ci spinga ad accogliere, a leggere in modo anche più completo l'evento della passione di Gesù. E ciò che mi ha ispirato questa idea è
il Vangelo da cui è tratto il brano di questa sera, dal Vangelo secondo Matteo. Abbiamo ascoltato infatti San Giovanni ieri e l'altro ieri, abbiamo ascoltato San Luca domenica perché è l'anno C, quindi liturgicamente siamo nelle domeniche esortati a seguire il Signore attraverso il Vangelo secondo Luca. Ma in modo semplicistico, e chi magari ha approfondito un po' sa che i limiti dell'omelia purtroppo alle volte causano anche una certa imprecisione, vorrei proprio porre dinanzi ai nostri occhi questa sera il Vangelo, la passione tratta dal Vangelo secondo Matteo e quella che ascolteremo venerdì, quella tratta dal Vangelo secondo Giovanni. Il motivo è semplice, forse un po' scolastico, ma essendo che ai miei occhi è utile, proviamo a farlo in questa sintesi veramente tale. Perché le caratteristiche Tra le caratteristiche più forti di questi due brani, la Passione secondo Matteo e quella secondo Giovanni, troviamo degli elementi che ci aiutano a leggere in modo completo la Passione di Gesù. Se prendiamo quella infatti dal Vangelo secondo Matteo, noteremo una particolare insistenza su quanto la Passione sia stata cruenta, nel senso proprio etimologico, cioè del sangue. Quante volte San Matteo sottolinei il tema, per esempio, del sangue, per ovviamente intenti propri dell'Evangelista, che è inutile condividere quest'oggi. A noi ci serve però toccare questo polo. Noi dobbiamo immergerci nella passione di Gesù. Dobbiamo da un lato superare le nostre resistenze che anestetizzano la recezione degli eventi di quel giorno. Dobbiamo avere il coraggio di vivere con Gesù il dolore della passione. E quindi, ripeto, simboleggiato dal sangue che dà valore al sacrificio di Gesù. Anche la parola sacrificio, proviamo a leggerla come va letto, come va letta, perché oggi banalizziamo in modo molto, molto facile la parola sacrificio, ma etimologicamente, sacrum facere, fare qualcosa di sacro, questo è quello che ha fatto Gesù donando la sua vita, che ben sapete essere colta nell'Antico Testamento nel sangue. Quindi quello che Gesù ha fatto è donare la vita e l'ha fatto fino in fondo e dobbiamo immergerci, come dicevo, in questo aspetto. Ma abbiamo l'altro polo complementare, che è quello del Vangelo secondo Giovanni, dicevo, che ascolteremo venerdì, forse il tema principale, possiamo anzi permettercelo, vista la struttura e il significato di tante parole, è quello sottolineante la regalità di Gesù. Proviamo a confrontare le due passioni e noteremo quanta differenza c'è. In San Giovanni, pensate, il centro della passione, a livello proprio di struttura, è la coronazione di spine. Come per dirci che in quella passione noi vogliamo vedere il re che porta lo scettro, che è la croce. E quindi capire che l'immergerci nella passione non è l'ultima parola se guardiamo la sofferenza, ma è proprio quella donazione di sé che ci dimostra l'amore di Dio e quindi la sua regalità, l'autentica regalità, quella regalità che salva, quella regalità d'amore che ci invita quindi a spalancare il cuore ad una paternità inconcepibile per i nostri limiti umani, ma che intanto ci è stata rivelata. Facciamolo, perché questi sono giorni fecondi, fruttuosi, importanti. Mi permetto persino di dire decisivi, se vogliamo porre l'accento sulla grazia di Dio che vuole sfruttare queste occasioni per cambiare la nostra vita. Ebbene, come dicevo, e con questa sintesi posso chiudere, abbiamo il dovere di leggere nel profondo questi brani, quelli dei Vangeli, immergerci nella passione di Gesù, coglierne tutti gli aspetti, resterebbero Marco e Luca, che ovviamente hanno il loro contributo da offrire, ma renderci conto che la passione, sotto tutti i punti di vista, è anzitutto l'amore di Dio rivelatoci in Cristo Gesù. Ecco perché noi nelle chiese abbiamo la croce in genere come riferimento primo, perché è in essa che si è dimostrato e si è realizzato l'amore di Gesù. Gesù morendo dice è compiuto, la vecchia traduzione aggiungendola dal nulla diceva tutto è compiuto, ma in realtà Gesù morendo nel Vangelo secondo Giovanni ci è detto che le sue ultime parole furono è compiuto. E il riferimento è proprio all'amore di Dio per gli uomini. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta questa offerta, o Signore, e nella tua bontà concedi che testimoniamo con la vita la passione del tuo Figlio, che celebriamo nei santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e resurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i vescovi, i suoi collaboratori, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco di Paola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome di Gesù, con lo sguardo, offritevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. E ti desidero nell'anima mia. Preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la sicura speranza della vita eterna che ci hai dato con la morte del tuo Figlio, celebrata in questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, rivolgiamoci alla Vergine Santissima, chiedendole anche di purificare quanto adesso rivolgiamo a lei, attraverso di lei al Signore, affinché ci possa ottenere proprio uno sguardo secondo le intenzioni che abbiamo condiviso, saper riconoscere fino in fondo il Cristo sofferente nella passione, anche per saper vedere tutti coloro che soffrono in modo diverso, uniti a Cristo, in modo quindi profondissimo, e quindi anche, secondo quanto riassunto il Vangelo secondo Giovanni, l'amore di un Dio che, donando se stesso fino in fondo, ci ha illustrato in modo arcano le vie del cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Santa serata a tutti.